Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui parlerò di tutte le intro dei vari mixtape di Jamie Tides. Innanzitutto diciamo che la grande cosa dei mixtape è che non limitano assolutamente i contenuti. Come già detto nella recensione di One by One, e andatevela a vedere se non l'avete già vista, perché nei mixtape l'artista dice tutto ciò che gli passa per la testa. E in un disco ovviamente questo non è sempre possibile. Quindi iniziamo con la classifica. Al sesto posto l'intro di quello che vi consiglio mixtape. La base mi piace molto, inizia con il paragonare il suo mixtape ad un figlio, perché non sai mai cosa puoi aspettarti. Non mi piace il fatto che certe rime siano semplici. Diciamo che Jam ci ha abituato a cose migliori, diciamo che ci ha viziato, no? Ritorno al discorso, e qui ritorno al discorso che ho fatto all'inizio del video. Cioè, Jam dice che non avrebbe fatto un disco finché la gente non avesse capito la sua musica, il suo modo di fare musica. Nel 2012 è uscito il suo primo album, quindi il primo mixtape è uscito nel 2009, diciamo che ci sono voluti 3 anni perché Jamie Tides fosse soddisfatto del suo lavoro. E ritorno al discorso che ho fatto all'inizio del video, perché e qua proprio lo dice anche Jamie Tides, che un mixtape è una cosa diversa da un disco. Nel mixtape tu veramente puoi dire quello che ti pare perché non c'è censura, non c'è niente. Il disco comunque, se vi ascoltate, l'unico compromesso, le canzoni, cioè si nota la differenza comunque. Ed è questo il punto che volevo fare. Poi, al quinto posto, l'intro di quello che vi consiglio, volume 2. Mi piace come questa volta paragona il suo mixtape ad una porta. Una porta che ti fa entrare in un posto dove tutto si ferma, cioè la musica. La base non è il massimo, però mi piace anche come dice nel suo testo, che lui, anche con tutti i soldi del mondo, rimarrà sempre con i suoi bro, avrà sempre l'attitudine umile. E lo ha dimostrato, devo dire, negli anni seguenti, perché ora ha molta più fama rispetto a quando al 2010. Bellissima la fine della canzone che racchiude il significato della musica per Jamie Tides. Poi al quarto posto l'intro di quello che vi consiglio, volume 5. La base è quella dell'intro di quello che vi consiglio mixtape. Di solito ogni intro racchiude un po' quello che sarà il mixtape. Questa no, il mixtape è diverso dall'intro. L'intro non era all'altezza del tape, però fa vedere perfettamente l'evoluzione dell'artista. Nella prima intro è molto più arrabbiato col mondo, ora invece si vede come ha messo l'anima in pace, proprio perché fa quello che gli piace nella vita. Penso sia la cosa più bella del mondo, riuscire a fare come lavoro appunto il musicista, che credo sia tra i lavori più belli al mondo. Al terzo posto l'intro di quello che vi consiglio, volume 4. Beat bellissimo, una buona intro, veramente mi è piaciuto un sacco. Una rima fortissima del pezzo è: ad Halloween il costume che faceva più paura era quello da sbirro. Volume 4. Parla anche di come nel 2012-13 il rap ha iniziato ad essere finalmente ascoltato, anche se lui ha sempre rappato anche prima che iniziasse ad andare, diciamo, di moda, quando non era popolare, anzi. Alla seconda posizione invece l'intro di quello che vi consiglio, volume 6, l'ultimo di Jamie Tides. Come già detto nella recensione di quello che vi consiglio, volume 6, andatevela a vedere se non l'avete vista. Questo pezzo ha un beat spettacolare con rime spettacolari. Giusto per citarne una, il flow è magnifico, cambio nome in The Medici. Cioè, pazzesco. Che poi questa rima l'ho sentita subito dopo aver studiato, e quindi l'effetto era doppio, no? E si vede come Jamie Tides non è cambiato, è cambiato solo il suo atteggiamento. Prima il suo obiettivo era trasmettere un messaggio, ora che ci è riuscito vuole fare sempre di più finché la vetta sarà solo sua. Al primo posto l'intro di quello che vi consiglio, volume 3. Innanzitutto la base assurda, ideale per Jamie Tides, penso sia la migliore, perché è quella che
rappresenta al meglio Jamie Tides. C'è appunto questo remake di una canzone di Adele. Perché comunque ascoltando Jamie Tides si nota come lui non ascolta solo rap, ma ha un gusto molto, diciamo, aperto a tutti i generi, e quindi prendere una musica di un altro genere e adattarla a sé è una delle cose che vengono meglio a Jamie Tides. In questo pezzo c'è tutto, c'è il disagio, le canne, cosa rappresenta per lui la musica, grandi incastri. Bellissima la parte finale, la stessa che c'era nella seconda intro, che ci fa notare come Jam è sempre rimasto se stesso. E spero che questa recensione vi sia piaciuta, scrivetemi quali altre recensioni volete e alla prossima. Ciao!